felice regresso. Felice regresso, finalmente. In quest'epoca, di nulla, di canzoni inutili, di vocismo, di pressapochismo e di rapper generici che dicono delle generalità. Sì, abbiamo finalmente il ritorno del Messia. Il ritorno del Messia sulla traccia. In tutto questo, io ho sempre stimato la persona a cui andremo a parlare in questo momento nel video. La persona mitologica. Io ti parlo del 2012. Tu mi parli sempre del 2012. Andava di moda quella dubstep fake, quella dubstep anacquata. Dove Salmo iniziò il suo successo. Quello dove prese il primo pezzo di Skrillex, che era Sonny Moore, ex cantante di un gruppo emo molto famoso, e ci rappò sopra, costruendo così il suo impero. Ma c'è tempero. Bravissimo. Ma parallelamente, c'era qualcun altro di molto più bravo di Salmo. E molto più mascherato di Salmo. Assolutamente. Che è rimasto talmente underground che è misconosciuto alla grande massa. A un certo punto io ho anche pensato che lui fosse side project di Salmo. MC Cavallo, sigla! Pensavo che MC Cavallo fosse il progetto principale di Salmo, che poi è diventato molto più famoso. Ma perché dico questo? Analizzando i testi, anche semplicemente il modo di rappare, il modo di scrivere, il fatto che mettesse dei breaker nei video e cose del genere, sembrava veramente il progetto più rap. Beh, adesso darebbe la biada a tanti. Poi tu che sei mezzo equino. Ma cos'è sta storia che so? Mi dovete rompere il cazzo. Sta cosa che me ne nevesi, l'equino, cavallo, ne poni. Ne parleremo. Basta, ne parleremo. Mi sono rotto il cazzo di sto troll. Vabbè, raga, il logo è geniale. Andiamo subito a guardare. Vedi, io ti ho detto che sono un genio. Questo mangia la faccia a metà della scena italiana. MC Cavallo, il ritorno del cavallo vivente. Il ritorno del cavallo vivente? Produzione MC Cavallo. Ah, sei pronto? Ah, lui si fa anche i video, è meglio di La Young. Certo. Quello tutti. Guardalo, ecco. Disordine. Cioè, è mezzo zombie. È mezzo cavallo zombie, capito? Bambato. Fatto male sto video, mannaggia. Sono mancato. Il ritorno del cavallo di all'interno bruciano le anime da emancipati. Oh. Vanno in giro semi nude, lamentano se le che sono femmine. Oh. Che sono femmine. Devi parlare lo giuro. Boom. Spacca il culo, scuro. Vabbè. Dissing a Draft Gold, comunque. Sì. Cammin, cammino. Dura. In cammino. Ricordati. Boh, tutto la location la ricordo, eh. Gesù Cristo. Cadavere da vendere ne avete. Dante Alighieri. Un drop. Geniale. Geniale. Certo. Questo è il miglior rapper del mondo. Ma cosa sta facendo? Presto otto, raga. Vado all'isola dei famosi. È una cosa toga. Si ricca dentro cancello. Che chi fa? Raga, ha più senso di metà delle canzoni che scrivono in questo momento. Il poliziotto è la mia minca. Il poliziotto arresta. E la mia minca arretta. Che la retta mira. La differenza tra un poliziotto e la mia minca? Che il poliziotto fa lo sbirro. Ah. E no. La mia minca fa lo sburro. Vabbè. Ah, proprio col cartello davanti al... ho capito. Beh, sesso, gore, ultraviolenza, scene dall'inferno, metafore tra il rap e i gironi infernali, lui che è pazzo e uno zoo. E Salmo. E Salmo. E Salmo, raga, dice le stesse cose. Raga, analizzate questo testo. Togliete il fatto delle stupidaggini. Perché? Delle... Perché stiamo paragonando a Salmo? A Salmo. Salmo. Salmo Ung, quello lì. Sì, che comunque secondo me Salmo è preso bene al fatto che lo paragoniamo. Perché sono sardi tutti e due. E alla fine dicono che Salmo è uno dei più grandi in Italia, dei più forti. Anche il Sicavallo. Alla fine dice le stesse cose. È come dire Sfero, Draft Gold e Young Signorino. È la stessa cosa, stesso paragone. Però uno si mette la maschera da cavallo e ridete. Preso per il culo. E l'altro si mette la maschera da morte. Quindi
figo. Però dice le stesse cose. MC Cavallo è esattamente la trasposizione di Sfera, Draft Gold, Salmo e Nitro e sì. Chaos, Metal Carter. Metal Carter, tutto dentro uno, che sa rappare, perché sa rappare, non gli potete dire un cazzo. Anche le linee vocali e le ritornelle erano belle. Ha ripreso un perché tema erano molto dark. Sì, era molto organo dark. Apprendendo il fatto che lui è tornato dalla morte, capito? Sì. Ha fatto delle citazioni molto pesanti. Ha fatto delle leggiamo il testo, ti non prego. So se c'è in giro, proviamo a cercarlo subito. Però vi devo dire che ha tirato due botte alle femministe che non erano male. All'interno dell'inferno bruciano le anime dannate come Beatrice, emancipate, vanno in giro seminute provocandoci, poi si lamentano se le violentano perché sono femmine. E qua la prima provocazione, perché l'emancipazione, vi spiego la rima, non vuol dire fare le mignotte e poi nascondersi dietro un dito. No, perché ci sono le ragazze serie e le mignotte, tutte e due trombano, ma le ragazze serie trombano in privato, magari anche meglio di quelle che vanno in giro da bagasse e poi non lo sanno manco sucare. Oltretutto questa cosa la voglio trasporre, se fosse un uomo che andasse in giro dove si vedono i genitali, denuncia subito. No, io prendo gli schiaffi. Se io vado in giro che mi si vede mezzi coglioni che scendono, esatto, mi pigliano schiaffi, ma restano. Ma pure col cazzo invece le ragazzine adesso mezzo culo fuori, ma mezzo culo fuori, va bene, la moda. E no, emancipazione. Emancipazione, ho capito. I vegani sono morti di carenze alimentari perché non mangiano gli derivati dello slatte. Anche qua c'è una porta. Ma però no, riprende le femministe perché certo. Dicono sono vegani, non voglio prodotti animali. Però quando ero deceduto ho ceduto ai desideri, codavo le bagasse morte dentro i cimiteri. Certo. Un uomo in carrozzella si codava i buchi neri. È Stephen Hawking. Sì, bravo. L'uomo in carrozzella che si codava i buchi neri. Capito? Ciao. C'è una citazione molto interessante. Ciao. Divina commedia. Divina commedia, Dante Alighieri, nel mezzo del cammino di nostra vita. Non avevo notato Divina commedia. No, scusami. Mi trovai per una selva oscura, scura, raga. Che la retta via era smarrita e la minchia era una cosa dura e dritta. Perché a mezzo caminca, il dottore la misura, dura. Ha fatto un mashup di quattro canzoni citando anche Dante Alighieri. Adesso dire. Trovatemi un rapper che non sia ovviamente Murubutu. Enigma o Murubutu. Ora ancora che fa una citazione. Ora sono uno zombie, al posto della minca ho un osso. Fino all'osso, al più non posso, calibro grosso, sburro un litro. Morto, rinato, rap Gesù Cristo. È morto, rinato. Lui l'ha fatto apposta per apparire in un libro, quindi... È sempre una frecciatina della scena attuale, dove sì, creano sì. Dei falsi miti per poi parlare riprendersi di loro. Del... Resurrezione. Questo è come Californication delle Dot. California e fornicazione. Sì. Lui è resurrezione ed erezione, perché... E risorto. Questi sono giri parole che fa anche Nitro, tipo Suicide. Resurrezione, spaccio opere di pene per efficienza, non di bene per beneficenza. Spaccio opere di pene per efficienza, donazione dell'organo alle femmine in astinenza. Può mettere incinta dal sedere, non importa che tu sia una troia viva o un cadavere. E questa è la classica autocelebrazione del rapper. Che se io anche se ti sborro in culo rimani incinta. Posso mettere incinta una donna già incinta, come diceva Gue Pequeno, no? Poi dice che non si ascolta Gue Pequeno, sa tutto. Allora, e poi c'è il ritornello. Strofa 3. La misura 33 cm. 33 è il numero sacro della Bibbia. Bravissimo. Di diametro. A riposo. Ora che sono famoso, vado all'Isola dei Famosi per fumarmi la droga. E qui chissà cosa è successo nella prima edizione dell'Isola dei Famosi, sa. No, ma anche nell'ultima hanno trovato le cannette prima di partire. È una denuncia sociale. Denuncia sociale alla società. Cioè, se sei famoso, ti è concesso tutto. Quindi puoi drogarti, puoi. E nessuno dice niente. Nessuno dice niente. Quindi dice, ora che sono famoso, posso finalmente farmi vedere che mi drogo. Prima devo nascondermi, se no sono denuncia. Mi fumo la droga perché è una cosa toga, siringa di droga, spinello, sono tornato dall'inferno scavalcando il cancello. Quando ti vengo in mente lo sburro, è il mio sburro nel cervello. Certo, perché lui parlando di questo, io penso a lui e quindi mi stai sborrando nel cervello, è pesantissimo. Raga, la rappata spacca, dimostratemi il contrario. Ma la rappata spacca, il testo discorso, è interessantissimo. Il discorso di una persona intelligente che fa ridere perché è cosciente di quello che fa e di un fenomeno da baraccone che fa ridere di sé. Ridere e deridere è la differenza tra satira e offesa. Bravo. È la differenza che io ho il mio amico e gli dico faccio la battuta razzista al mio amico di colore, perché il razzismo è una cosa talmente becera e ignorante che può solo far ridere gente che ha un umorismo demenziale e un po' di cervello e non deridere. Io lo so che adesso andiamo nella grammatica, però arrivateci. Toccare temi seri portando la trap che la non trap deve non deve avere contenuti. È inutile rappando bene, mettendo un sacco di citazioni. Ok, magari non era canone giusto della trap, lo scuro non erano fatti in maniera decente, ma li ha fatti giocando sul fatto che non stava sgomando con la macchina, no, ma parlando. Ma proprio di per questa cosa, ormai lo scuro non lo dicono neanche più quando parlano di sgommare in macchina. Lo fanno a caso, come Vegas Jones che parlava della canzone d'amore. Beh, lo fa anche scura. Lo fa anche. Lo fanno in tanti dire scu a caso. Hanno anche Post Malone, denaturalizzato una cosa propria loro. Facendo un secondo. No, vabbè, perché l'hanno utilizzato. Utilizzano come fosse proprio una sporca. A caso decontestualizzata, ma portata in. Lui l'ha contestualizzata. Siccome è
la trap decontestualizza le cose di altre culture, mancandole di rispetto, è talmente stupida che lo fa anche verso le cose sproprie, snaturando quello che sono loro. Quindi ti fa già capire che cazzo di movimento decelebrato è la trap. Sì, parliamo sempre di un certo tipo di trap. Sì, quella di merda. Sappiamo, che piace a voi. Quella che piace quello a voi. Che piace a voi, non quella che è seria e non ve la inculate. Ciamsi Cavallo, ti vogliamo bene. Sappiamo che sei uno dei rapper più forti d'Italia. Un giorno verrà fuori che sei Salmo. E che hai la mamma bagassa. Quello sempre, ti codiri.